introduttivo eh, sulle cinque leggi biologiche scoperte dal dottor Hammer, Sono, mh, eh, siamo di fronte a una rivoluzione nel modo di intendere il corpo umano e soprattutto la malattia, eh, ovviamente riguardando tutta la dinamica della persona, dell'individuo, dei suoi tessuti, non può essere un corso esaustivo, però direi che i principi fondamentali delle scoperte fatte da questo medico tedesco in una giornata dovremmo riuscire a contenerli ed esporli. Desidero fare una premessa perché, per me, è importante per chi si approccia la prima volta a questo argomento, soprattutto al personaggio Hammer. Eh, mi sembra giusto informarvi che siamo di fronte ad una questione molto controversa, siamo di fronte a un personaggio contestato, tanto contestato quanto zannato. È una persona che vive in Norvegia attualmente, quasi 80 anni, e nella sua vita ha vissuto, eh, direi sulla sua persona, la difficoltà di divulgare quello che sono delle scoperte che eh, vanno a rivoluzionare tutto il sistema. Quest'uomo è stato radiato dall'ordine dei medici, è stato addirittura due volte imprigionato, una volta in Germania e una volta in Francia. Eppure se è vero che il tempo è il miglior giudice per eh, tutte quelle che sono le rivoluzioni dei sistemi, sono oltre 35 anni che queste scoperte continuano a essere divulgate e attraverso un passaparola è diventato una sorta di macchia d'olio quasi inarrestabile. Perché queste, queste controverse? Perché siamo di fronte a una rivoluzione di un sistema e come tutte le rivoluzioni dei sistemi voi mi insegnate che è difficile eh, accettare la destrutturazione di un modo di intendere le cose. Va da sé che tutto quello che vi dirò oggi non contiene e non vuole essere eh, un oggetto di consigli terapeutici. Tutto quello che vi dirò eh, non è ancora riconosciuto. Siamo di fronte ad uno studio ancora. Siamo qui a, insieme a un gruppo di medici e terapeuti. Per oltre 15 anni abbiamo portato avanti questa ricerca. Anzi, vi dirò di più: questa modalità di divulgare mh, queste scoperte tradotto in termini, in un linguaggio commerciale, eh, è quasi fallimentare. Perché io sto facendo la pubblicità a un prodotto che non c'è nei supermercati. E quindi eh, di, di, diciamo che siamo semplicemente di fronte a una ricerca di studio. Come sempre il tempo è il miglior giudice di queste cose e quindi in attesa che a livello ufficiale ci si sieda e si verifichi queste scoperte noi continuiamo questa divulgazione e oggi è proprio una giornata di ulteriore condivisione per approfondire questi argomenti scoperti da quest'uomo. La mia posizione, vi dicevo, è solo di essere un relatore di queste scoperte. Io per oltre 15 anni ho fatto parte di questo gruppo di studio che ancora con molte difficoltà sta cercando di portare avanti queste verifiche, però i risultati sono stati tali e tanti che l'auspicio ovviamente è quello che eh, si possa poter continuare e soprattutto chi ha la potestà di decidere di queste verifiche possa un giorno sedersi e cominciare a verificare. Questo è quello che noi chiediamo, perché il dottor Hammer non ha scoperto nulla che è frutto del suo ingegno, non ha inventato qualcosa di nuovo, ha semplicemente fatto lo stesso lavoro che ha fatto Newton quando ha visto cadere la mela, non ha inventato la legge di gravità, l'ha semplicemente scoperta. Così il dottor Hammer ha scoperto queste cinque leggi che tratteremo oggi. Che di fatto ci sono sempre state e sempre ci saranno nella dinamica del, di quello che è il processo della malattia. Ora, dicendo che siamo di fronte a una rivoluzione del sistema, <coughs> vorrei precisare un concetto importante. Non siamo di fronte a una medicina alternativa, non siamo di fronte a una medicina complementare. Voi sapete che. Viviamo in un mondo dove ogni giorno assistiamo alla produzione di nuove teorie sulle terapie, e addirittura assistiamo continuamente a, nuovi, a nuove promesse di nuovi farmaci, sia naturali piuttosto che non sintetici, ma non siamo qui di fronte a qualcosa di nuovo nel mondo della terapia, siamo di fronte a qualcosa che va a cambiare, a destrutturare un... Un sistema diagnostico e un sistema di considerare la malattia. Tutto il lavoro del dottor Hammer si concentra su tre punti fondamentali. La prima è una premessa. Vorrei, la premessa qual è? Non è in discussione il progresso medico. Non siamo qui a contestare la medicina ufficiale. La medicina scientifica, anzi, è sacrosanta. Nessuno può negare. Il valore di un intervento chirurgico, il valore di, di un pronto intervento, così come il valore di tanti farmaci che sono dei veri e propri salvavita. Quello che è in discussione, quello che è la rivoluzione, sono due colonne portanti che il dottor Hammer ha modificato. Uno è la scoperta finalmente della causa della malattia. Se voi andate a leggere tutti i testi di medicina vedrete che non... La parola più ricorrente è sconosciuto. Se voi chiedete a un medico cos'è il diabete, credo che ormai non ci sia più nulla da scoprire a livello di, di processo fisiologico di che cosa sia e come si manifesta il diabete. Però se andate a chiedere perché a me è venuto il diabete, vedrete che le cause sono quantomeno un po' confuse, sono ridondanti di tante ipotesi, ma nessuno finora ha ancora scoperto le cause vere delle malattie. E tutto sommato perché è, un, è, una, è una ricerca che più di tanto non, eh, non, in, non dico che non interessa, ma il sistema della medicina cosiddetta allopatica, cioè vado contro qualcosa. Questo è il concetto di base, almeno della medicina occidentale, è quello di togliere il disagio. Io sto male e l'uomo medicina mi deve togliere il male. E questo è il lavoro che in qualche modo ci porta fuori dalla ricerca della causa delle malattie. Ma una volta che io vi dimostrerò, meglio vi porterò quelle che sono le scoperte fatte da quest'uomo, giustamente voi potreste dirmi, ma adesso che tu mi hai detto un'ennesima causa rispetto a quelle mille ipotesi che io già conoscevo, cosa me ne faccio di sapere una causa nuova? rispetto che magari tra l'altro riguarda il mio vissuto quindi in qualche modo mi sento addirittura responsabilizzato. Ecco, tutta la ricerca delle cause di per sé non mi dà molto di più se io non considero il secondo aspetto, cioè eh, eh, la vera scoperta, la vera rivoluzione fatta dal dottor Hammer è la reinterpretazione del concetto di malattia, di quello che finora nel termine malattia noi abbiamo la radice della parola male. Cos'è la malattia? È una sorta di errore della natura, o meglio un errore del mio corpo, il quale un giorno decide di far partire una cellula, un'infiammazione o qualcosa che mi provoca disagio e io devo appunto andare a togliere questa dinamica di disagio. Mentre adesso finalmente abbiamo questa interpretazione nuova di quello che è il processo della malattia che è sintetizzata in questo acronimo SBS. Cos'è SBS? Speciale, biologico, sensato. Cioè in queste tre parole noi abbiamo la rilettura del lavoro che faremo insieme per cercare di capire cosa vuol dire speciale, il nuovo ambito che è proprio quello biologico e Soprattutto, ecco, la parola più bella è sensato, cioè il corpo non fa nulla di cattivo, non fa nulla di maligno, è un programma che ha un senso e questo è l'oggetto di, di questa giornata di lavoro. Ora, eh, nell'affrontare questo nuovo argomento devo fare una premessa di metodo perché eh, quando ci troviamo di fronte a uno che ci vuole propinare una rivoluzione di un sistema. È chiaro che scatta quella che si chiama la neurobiologia del credere, un parolone grosso coniato nel mondo della psicologia. Che cos'è la neurobiologia del credere? È quell'atteggiamento che tendenzialmente noi abbiamo nell'ascoltare qualcuno che ci vuole passare qualcosa di nuovo. Cioè, cosa vuol dire? Che se quello che mi passa a questa persona contrasta con quello che io ho in testa tendiamo a rifiutarlo, se contrasta in parte lo accettiamo in parte, se invece mi dà una, non c'è spazio per entrare, è quello che spesso avviene nella mente dei giovani, allora tendiamo ad accettarlo. Ora, eh, perché questo? Perché noi tendiamo a voler credere in qualcosa che ci rafforza, qualcosa che ci struttura. Io spesso sento le persone che mi dicono con forza, ma me l'hanno. loro dicono che sul giornale c'era scritto, l'hanno detto in televisione, no? Allora, questo che è una modalità di, di strutturare un modo di pensare, ora, qui vi chiedo di tenerlo un attimo da parte. Cominciate, vi chiedo soprattutto di cominciare a farvi delle domande. Io ho avuto la fortuna di avere uno dei più grandi insegnanti che mi hanno forgiato nella mia giovinezza, è stata una professoressa di, al liceo, il quale il primo giorno di scuola mi disse, ci disse a tutti quanti, ricordatevi che io vi darò i voti in base a quante domande voi farete a me. Ho detto, aspetta te, me ne preparo già una ventina. Peccato che ha continuato dicendo, purché intelligenti. E fare domande intelligenti non è facile. E allora io vorrei iniziare il corso proponendovi una domanda, una domanda che non so quanti di voi se la siano fatta. Ora, è una domanda che io considero intelligente, ma è alla base di tutto il lavoro, cioè solo Hammer ci dà una risposta a questa domanda. Immaginate di convocare, di organizzare un congresso scientifico. Con tutti i terapeuti del mondo, cioè tutte le varie tecniche, la medicina ufficiale, l'omeopatia, ayurvedica cinese, metteteci tutte le persone che a qualsiasi titolo sostengono di essere terapeuti, metteteci anche le tecniche nuove, Simoncini, Pantellini, Di Bella, metteteci Padre Romano Zago con la, la grappa, il miele e l'aloe. Metteteci fiori di bacca, quando siete proprio sicuri, metteteci anche lo sciamano dell'Amazzonia, che, che comunque può ritenersi un terapeuta dal suo punto di vista. E una volta che siete sicuri di averli tutti in questo congresso, chiudete le porte e provate a chiedere loro, tirando fuori il nome di una malattia qualsiasi, chi di loro può dire di aver guarito quella malattia. E vedrete che con cognizione di causa e con prova alla mano tutti possono dire di aver guarito. Allora la domanda: come è possibile che con tecniche completamente diverse tutti possano dire di aver guarito? E ora fate la domanda alla rovescio: chiedete loro chi, nonostante le loro tecniche terapeutiche, possa non ammettere che qualcuno dei loro pazienti sia morto. E altrettanto tutti con cognizione di causa, prova la mano, vi dicono che tanti pazienti sono morti. Allora di nuovo la domanda, come è possibile che le stesse, cioè mille tecniche diverse possono dire di aver guarito e mille tecniche diverse possono vantare degli insuccessi? E allora la domanda è, mi sembra intelligente, il problema dov'è? E vedremo che a questa domanda, che è la domanda principe, noi avremo la risposta grazie proprio alle scoperte del nuovo modo di interpretare la malattia, dove vedremo che le tecniche sono importanti a condizioni che, e vedremo anche, e questa è, è la cosa straordinaria della scoperta di Hammer, capiremo anche perché, quando e perché si muore. Perché anche la morte nella, nel discorso delle scoperte di Hammer ha, è un programma speciale biologico sensato. Cioè la morte: vedremo quando, si, quando interviene e perché interviene. Bene, vi dicevo che non è in contestazione la medicina ufficiale, la medicina ufficiale eh, non può non disconoscere il progresso scientifico medico. Vediamo prima di, di parlare delle scoperte di Hammer, vi devo solo. Eh, accennare a due limiti, due, due punti eh, dove la medicina ufficiale non riesce ad andare avanti. È una sorta di capolino dal quale si è costretti a scendere, non perché la medicina non voglia, ma non può andare avanti, perché la metodologia, metodologia diagnostica ha, ha in sé un vizio di partenza. Qual è? Vedete, dopo, fino al Medioevo... Esisteva un concetto di malattia teurgica. Cosa vuol dire teurgica? Io mi ammalo perché il buon Dio mi ha castigato, io sono stato cattivo. E c'è gente ancora che ritiene che un suo modo sbagliato di comportarsi possa determinare un castigo di Dio. Allora, eh, lasciamo stare questo, diciamo che con il Rinascimento, con l'Illuminismo l'uomo scientifico ha preso mano al corpo e ha cominciato a indagare attraverso una metodologia straordinaria, cioè chi può negare il valore dell'indagine, della conoscenza di come è fatto il mio corpo. Ma questa metodologia diagnostica, che, qual è il suo limite? Che inevitabilmente se io mi dimentico del vissuto di una persona, mi dimentico di quello che è la sua di quello che è l'ambito di ricerca che invece il dottor Hammer ha scoperto, inevitabilmente attuo quella che si chiama un'indagine di tipo riduzionistico. Che cos'è l'indagine di tipo riduzionistico? È quel modo di guardare il corpo nei suoi minimi dettagli, ma qual è il limite? Che alla fine io sono portato a credere in quello che vedo. L'applicazione di questa metodologia nel suo, nel suo essere un limite è, famo, è richiamata dalla famosa allegoria dei pompieri, la ricordo di nuovo anche se qualcuno già la conosce. Se un extraterrestre vuole venire sulla Terra per scoprire la causa degli incendi, cosa fa? Va a vedere una casa che brucia e chi vede sotto la casa che brucia vedrà probabilmente... I pompieri, i proprietari e forse dei curiosi, però per fare un'indagine scientifica va a vedere mille case che bruciano e cosa vede? Che cambiano i, i proprietari curiosi, ma ci sono sempre i pompieri. Chi è la causa dell'incendio? I pompieri. E come si fa a spegnere l'incendio? Bisogna uccidere i pompieri. Questo è, una, è un racconto un po', se volete un po' ironico, ma è la stessa modalità con la quale spesso... Ci viene detto che la causa di quella malattia è la rilevazione di certi microorganismi e voi sapete che la medicina ufficiale ormai ha riconosciuto che il freddo non c'entra niente con le malattie delle vie respiratorie, però hanno scoperto la causa del raffreddore. Oggi avremo tempo e modo di spiegarvi che cos'è, qual è la vera causa del raffreddore. Ma mh, nella modalità riduzionistica di esame del corpo ci porta inevitabilmente a, a dire che la causa del raffreddore è stata scoperta nei virus, perché ci sono, quando io ho il raffreddore, ho uh, questa rilevazione di questi virus, micro adenovirus, picornavirus, adenovirus, sono questi virus replicanti e che peraltro nessuno ha mai guarito. Perché? Perché vedremo che, oggi vedremo che il raffreddore non lo puoi guarire perché di fatto è una fase di guarigione di un processo biologico e sensato lo vedremo. Ma finché ci dicono che la causa del raffreddore sono i virus, stiamo parlando di un cosiddetto disturbo che dura qualche giorno, ma se io vado, mi viene qualcuno a dirmi che io devo vaccinare mia figlia per il papillomavirus, rifacciamo di nuovo lo stesso errore perché il papillomavirus c'è nel collo dell'utero di una donna solo esclusivamente in una certa fase che vedremo oggi, dove è la fase di riparazione di un tessuto a fronte di un conflitto ben preciso. E quando io ho chiesto al mio amico medico, ma se io vaccino mia figlia, tu mi garantisci che lei non avrà il carcinoma al collo dell'utero? E lui mi ha detto: Sì, te lo garantisco al 70%. Cosa vuol dire al 70%? Perché se gli viene fa parte del 30%. Allora entriamo in un mondo dove le ipotesi cominciano a diventare veramente fumose e confuse. Ora, questo è il primo errore di indagine che fa la medicina. Il secondo è quello un po' più... Lasciatemi dire grossolano che io ho definito l'effetto cicogna. Cos'è l'effetto cicogna? Voi sapete che in Italia è calata la migrazione delle cicogne, ce n'è meno, però è vero che ci sono anche meno nascite di bambini, perché? È semplice, ci sono meno cicogne e ci sono meno bambini. Cioè mettere insieme due cose che ci sono a livello storico, a livello di, di fatto. Ma non ha alcun senso perché vuol dire mettere insieme delle cose che non hanno alcun tipo di, di prova, però solo il fatto che ci siano te le mettono insieme. Non avete idea di, quante, eh, di quanto eh, ci sia di. tutti i giorni ci vengono propinate queste, queste informazioni e cosa succede? Noi ci, fa, ci facciamo delle domande, ci chiediamo perché. E qui ritorniamo al concetto della, della eh, nostra tendenza a credere. Questa frase, del, questo concetto di tendere al credere, voi so, vedete, io vi ho detto che fa parte della neurobiologia del credere, ma eh, pensate che Aristotele 2500 anni fa già l'aveva scritto. E aveva scritto una frase che a me è rimasta impressa, che è questa, l'abitudine a credere è la causa principale. Per cui la ragione umana è distolta dal percepire ciò che è di per sé è evidente. Questo lo scrisse Aristotele 2500 anni fa, lo riprese Giordano Bruno nel 1500 e se volete l'ha ripreso anche quel bambino nella favola di Andersen, quando disse: Signori, il re è nudo, svegliamoci. Quindi io questo che vi chiedo perché se ci dicono che il cancro al seno sarebbe imputato a una bottiglietta d'acqua lasciata in auto, questa è una ricerca a livello di oncologia, cioè c'è scritto in questo articolo che, questo è stato riportato due anni fa, cioè se una donna beve l'acqua la in macchina e la lascia lì al sole, le, le sostanze di questa bottiglietta di plastica gli fanno venire il tumore al seno. Ora pensate che c'è una testimonianza su internet, andate a leggerla, di una ragazza di non so di quanti anni che dice ma io è una vita che bevo l'acqua in macchina e adesso la paura è che gli venga il tumore al seno. Però noi uomini siamo abbastanza tranquilli, noi possiamo bere la bottiglietta, possiamo bere l'acqua in macchina. No, due anni dopo è venuta l'altra notizia. Se noi beviamo una bibita gasata tutti i giorni siamo, abbiamo il 40x40% 40 di possibilità di avere tumore alla prostata. Allora alla fine la conclusione è quantomeno eh, paradossale. Noi uomini possiamo bere l'acqua in macchina, voi donne potete bere la bibita gasata tutti i giorni. Questa è la deduzione di quello che si chiama questa. Effetto cicogna e questa nostra abitudine a lasciarci, a credere nelle cose che ci passano. Io vi chiedo per favore: cominciate a, a farvi delle domande. Vedete la cosa bella delle scoperte di Hammer? Che vi dicevo, non ha inventato qualcosa che è frutto della sua testa, ma ha solo scoperto delle leggi biologiche. E se dico leggi biologiche, vuol dire che quello che vi dirò oggi. È verificabile in che misura, non c'è più la percentuale, non c'è più una possibilità nemmeno di arrivare al 99%, perché è come dire che una donna è un po' incinta o un po' no, o sei incinta o non sei incinta, questa è una legge bianca, non può essere incinto al 33%, perché questo è il contenuto delle scoperte che dovremmo affrontare oggi. Cioè noi dobbiamo verificare che. Dietro quella situazione del corpo c'è quella scoperta che è la causa del processo, ma soprattutto verificare che quello che fa il corpo ha un senso biologico. Bene, eh, alla fine la medicina ufficiale, in questo suo percorso, arriva a una conclusione sull'eziologia delle malattie, che è molto eh, piena di ipotesi. Eh, se io ne ho presa una come campione, eh, se voi andate sul libro di patologia medica cioè, e cercate la sarcoidosi, la sarcoidosi è una, è una malattia del tessuto più meno, per lo più polmonare, ma eh, se voi leggete il testo così come viene riprodotto c'è scritto sebbene la causa sia sconosciuta, molti indizi suggeriscono che la malattia sia dovuta a un disturbo del sistema immunitario in individui geneticamente predisposti e esposti a certi agenti ambientali. Qualcuno di voi ha capito la causa della sarcoidosi? Qui c'è tutto, manca il fumo delle sigarette e poi c'è piume. Ho preso questa perché è un campione di, 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 di tutte le cause, più o meno le varie ipotesi. Ora, prima considerazione, la causa è sconosciuta. Però proviamo a immaginare che la malattia sia dovuta a un disturbo del sistema immunitario. E questa è una delle cause prevalenti, ti dicono che il sistema immunitario si abbassa, come si fa a alzare il sistema immunitario? Bisogna buttare giù dalla roba, no? c'è cioè, chi ha fatto i miliardi con questo concetto, l'acte e la danone, che con l'actima e il danone tutte le persone si alzano il sistema immunitario, io ho conosciuto un signore che tutte le mattine ne prende tre perché dice se uno alza sai tre come alzano. Però gli ho detto stai attento che se, se tu vai a leggere il capitolo del sistema immunitario vedrai che alla fine ti dicono che il sistema immunitario può impazzire e si rivolta contro. Voi sapete che questo genera le malattie autoimmuni. Cos'è la malattia autoimmune? è Il corpo che tutto il sistema positivo diventa negativo. E tutto questo come? Perché avviene? Così, un giorno a caso avviene questa cosa qui. Se è genetico ti chiudono la bocca perché ce l'ha avuto tuo nonno. Perché passato papà, non l'ha preso, l'ha preso tu? Eh, salta, fa un po' qua, un po' là. Lo zio l'ha preso. Se ci sono gli agenti ambientali, è fuori discussione che una, un fattore esogeno tossico mi possa essere nocivo. Ma alla fine io concludo tutto questo modo di intendere. L'eziologia delle malattie con quel termine che ormai ho scritto nel primo libro, io mi ammalo perché sono una persona SS. Che è un SS? È una persona scientificamente sfigata, perché mi è arrivata questa cosa, il mio corpo ha girato il sistema. Ora, nulla di tutto questo, ora finalmente noi possiamo eh, affrontare il discorso di quello che è l'oggetto del delle scoperte fatte da quest'uomo e come è nata tutta la sua storia. Credo che la conosciate tutti, però la ripeto per avere proprio una visione eh, organica di tutto il processo, di, di quando è nata. Siamo il 17 agosto del 78, il dottor Hammer veniva spesso in Italia in vacanza, lui tra l'altro era la nonna di Firenze e eh, lui andava a soggiornare nella costiera amalfitana. Il 17 agosto del 78 Dir Kammer, suo figlio, si trova a dormire in una barca con degli amici di fronte all'isola di Cavallo. Una situazione, per adesso dico occidentale per cui è stato coinvolto anche Vittorio Emanuele, il quale sembra che abbia sparato, ma eh, al di là dell'aspetto: Puramente di fatto di cronaca e giudiziario, voi sapete che Vittorio Emanuele è stato assolto e questa è una storia che non ci interessa. Di fatto Dirk Hammer viene ferito a morte mentre lui stava dormendo e la cosa è diventata tragica perché dopo 5 mesi, il 9 di dicembre del 78, Dirk Hammer muore tra le braccia del padre. I fatti di cronaca, quelli giudiziari, ripeto, lo si conoscono. Quello che pochi sanno è che due mesi dopo la morte del figlio, al dottor Hammer viene diagnosticato un teratoma, un tumore al testicolo destro. Perché destro anziché sinistro? Già questa è un'altra di quelle domande intelligenti. Perché se voi chiedete a un medico eh, non solo cos'è il diabete, ma perché mi fa male il gomito destro anziché sinistro, dice è una casualità. No, adesso noi scopriremo finalmente perché. Una patologia viene a destra o a sinistra del corpo, e questa è una cosa che la potete anche verificare in modo molto molto scientifico ed è sempre verificabile. Bene, il dottor Hammer si ritrova questo tumore al testicolo destro e lui si pone la domanda: è possibile che non ci sia un nesso causale tra la morte di mio figlio e il mio tumore? E la risposta che allora gli fu data, come ancora oggi è la risposta che è in, eh, rappresenta il fulcro della contestazione alla teoria di Hammer, è stata, scusa Hammer, se fosse vero che la morte di tuo figlio ti ha causato il tumore al testicolo, tutte le persone, quantomeno i padri, le quali ogni muore un figlio, dovrebbero avere un tumore al testicolo. E questo non è vero. E lui dice, sì, in effetti anche questo è vero. E poi tutto questo aggancio tra la, la connessione psichica e il nostro corpo, voi sapete che è stata... Per anni, per, per decenni, oggetto di studio da parte di molti ricercatori, ma mai era stata dimostrata questa connessione psiche-corpo perché è facilmente contestabile la presenza di molte malattie. Un bambino che viene al mondo con la malattia, come fai a dimostrare cosa c'entra la connessione psiche-corpo? Giusto? Come fai a dimostrare il collegamento della psiche col corpo in quelle situazioni dove magari una persona ha passato una vita molto stressante per anni e anni, poi va in pensione tu, e gli viene il tumore. Allora cosa c'entra? Prima era stressato, stava bene, adesso che è riposato gli viene il tumore. Come fai a dimostrare eh, le, le, le malattie negli animali? Tanti animali si ammalano anche loro. E cosa c'entra la psiche con, con, con gli animali? Come fai a dimostrare quello che spesso capita? No? Passiamo una settimana molto pesante, poi andiamo a, eh, andiamo a riposarci sabato e la domenica e ci ammaliamo. Oppure, addirittura, quanti di noi la prima settimana di vacanza l'abbiamo passata a letto quando abbiamo, dovevamo, avevamo finito di lavorare? Tutte queste situazioni che, ripeto, non ci danno una risposta di questo collegamento hanno impedito l'approfondimento di questo studio del vissuto con il corpo. Anzi, se proprio vogliamo eh, riconoscere che la medicina ufficiale un nesso l'ha provato e lo condivide, cos'è che condivide la medicina del nesso causale tra psiche e corpo? La parola stress. Se qualcuno mi sa dire cosa vuol dire stress e come faccio a dimostrare che lo stress mi fa venire il raffreddore o il tumore, vi sarei grato. Io, tutte le volte che vado a fare un corso a Roma, a Milano, dovrei uscire con sette tumori dallo stress di andare a fare i corsi in queste città. Signori, lo stress è un parolone grosso, ma non mi dà nessuna eh, connessione con la, il tentativo di dare una risposta. Non mi dimostra nemmeno l'abbassamento del sistema immunitario, lo stress è un affaticamento psicofisico che a un certo punto il corpo mi ferma ma non mi può dare nessuna prova dello scatenamento di quelle che vengono chiamate malattie. Amar testa dura, non gli bastano queste contestazioni e va avanti nel suo studio perché lui dice io devo trovare qual è il comune denominatore che mi può portare a dimostrare che c'è questo nesso tra evento psichico ed evento patologico. Va avanti per come? Lui ha, fatto, ha studiato soprattutto, faceva gli esami dell'attacco cerebrale, adesso questo è argomento di, di, di un corso di approfondimento, questo vi ripeto è un corso introduttivo ma dopo ci sono corsi più, più, più intensi e più dove ci sono proprio gli approfondimenti di, tutta, di tutto questo studio. A noi interessa solo sapere che quest'uomo ha cominciato a verificare cosa, se c'era un nesso tra il relè cerebrale, o meglio tra quello che è il nostro cervello e le patologie nel corpo. E finalmente un giorno arriva a scoprire questo evento. Il. Prima di, prima di spiegarlo vorrei arrivarci insieme a voi cercando di, eh, di, di esaminare proprio il, il, la, la novità di questa scoperta. Se voi dovete salire un grattacielo di 20 piani, questo è, diciamo pure che è un evento stressante a livello motorio, però il fatto di salire e di scendere che mi comporta solo un aumento di stress, se volete, fisico motorio buoni muscoli, buoni polmoni, non mi crea nessun problema a livello fisico. Se invece di salire a questo grattacielo voi camminate per strada e non vi accorgete che non vedete uno scalino di due centimetri e inciampiamo in questo gradino e cominciamo a cadere, cosa succede in quella frazione di secondo? Allora, eh, quando faccio il corso di base ci impiego circa un'ora. A spiegare cosa succede in quella frazione di secondo, però possiamo sintetizzare questo. La prima cosa è che tutto quello a cui noi stiamo pensando sparisce. Immaginate che noi stiamo andando a fare la spesa, abbiamo la lista delle cose da comprare. Nel momento in cui stiamo cadendo per terra, cosa succede? Tutto sparisce. Non è che io cado e ah, devo comprare le pere, le mele. Le... No, io immediatamente sparisce quello. Questo è, è importante questa riflessione perché. Quello è il punto nodale, se volete riconoscere qual è l'evento scatenante che attiva un certo programma nel mio corpo. E mentre cado cosa succede? Che mi gratto un orecchio? Mi soffio il naso? No, cosa facciamo? Ci ritroviamo a fare delle cose che non siamo noi con un atto volontario ad esercitarle, non ci troviamo a pensare a quello che di fatto ci troviamo con le mani aperte, una vasocostrizione al cuore, uno scarico di adrenalina, la midriasi migliore, abbiamo tutta una serie di eventi che non siamo noi ad attivare, chi li ha fatti, chi li fa questi? E' qui che Hammer scopre che cosa? L'attivazione di tutto quel sistema simpatico del nostro corpo, del sistema neurovegetativo, che viene attivato da chi? Viene attivato da uno di quei centinaia di programmi che noi abbiamo nel nostro corpo, che chi ce li ha dati questi programmi? Da dove arrivano? Non sono il frutto di un mio atto di volontà, sono esattamente l'attivazione di un programma che a livello filogenetico, quindi a livello evolutivo, viene attivato da un programma finalizzato alla mia sopravvivenza. Guai se io anche solo nell'inciampare nel gradino non attivassi questo programma. Guardate, che cadere in piedi, anche me, senza avere nessuna reazione, io rischio anche grosso. Ma per fortuna il corpo interviene quando? Qual è la caratteristica, la differenza fra cadere in questo gradino, inciampare in questo gradino e salire nel grattacielo di 22 piani? È un evento inaspettato. Questo concetto dell'evento inaspettato che mi coglie in contropiede cioè che mi impedisce di gestire volontariamente la situazione, avviene questa cosa meravigliosa e quindi sensata, non assurda, non strana, che il mio corpo attiva quello che è, fin è giusto che io faccia, cioè questo programma è finalizzato alla mia sopravvivenza ed è così che Hammer dopo migliaia e migliaia di casi finalmente riesce a trovare questa curva, questa curva che vedete è la curva che ci porteremo dietro per tutta la giornata, perché è la rappresentazione grafica di tutti i processi di tutte le malattie. Come vedete abbiamo Scusate. Abbiamo la curva divisa in quattro parti, le due parti estreme, vedete che sono due programmi questo andamento della curva in maniera proporzionale, è l'andamento bifasico di tutte le forme energetiche che, che ci sono su questo pianeta. Tutto ciò che noi vediamo attivato da un'energia ha un'energia di andata e una di ritorno, sono i processi bifasici eh, iniziati probabilmente dalla prima forma di vita che probabilmente è stato un fotone di luce, c'è stata un'andata e un ritorno e questo lo vediamo applicato continuamente nelle onde del mare, nel nostro modo di respirare, nel programma bifasico normotonico che è il nostro giorno e la notte. Quella curva che vedete all'estrema sinistra è il programma di andata e ritorno di una fase attiva durante la giornata e la fase vagotonica durante la notte. Come vedete c'è questo triangolino con su scritto DHS, DHS che cos'è? È un acronimo, vuol dire Sindrome di Dirk Kramer, è solo una sigla ideata dal dottor Hammer in omaggio del figlio, ma la DHS mi identifica esattamente quel, quella, quel momento conflittuale, inaspettato, questo è il concetto importante, cioè solo l'evento inaspettato mi attiva un programma di questo tipo, dove le variabili possono essere che è più o meno drammatico o più o meno intenso o più o meno lungo. Quella di HS mi attiva che cosa? Un certo programma nel mio corpo e chi l'ha fatto questo programma? E qui Amere ha dovuto praticamente ristudiare da zero due materie che in medicina non vengono per lo più considerate. Una è la filogenesi, cos'è la filogenesi? È lo studio dell'evoluzione della specie umana, perché è in questo ambito evolutivo che si inquadra la, la conoscenza di questi programmi che noi abbiamo dentro il nostro corpo e l'altro è capire come è fatto il mio corpo, che il mio corpo è diviso per settori, diciamo così, che adesso andremo a vedere, che sono i foglietti embrionali, cioè vi sto e, eh, introducendo quello che è il lavoro che viene studiato in medicina nell'esame di embriologia, un esame del primo anno di università che, al quale non viene dato più di tanto peso dagli studenti, ma è l'esame fondamentale perché da questa conoscenza del corpo finalmente noi vedremo i tre grandi ambiti nei quali si sviluppano i, i programmi del nostro corpo e quello che noi andremo a vedere sono in questa giornata, sono i cinque conflitti perché alla base stiamo parlando di cinque conflitti biologici dai quali scaturiscono tutte le malattie, e questi cinque conflitti li troveremo ripartiti in queste eh, strutture del nostro corpo, che è appunto lo studio dell'embriologia, detto in termini più tecnici, lo studio dell'ontogenesi. E Hammer eh, arriva proprio a capire che il mio corpo. Nella fase del conflitto attivo cosa fa? Attiva un programma. Quale? Quello giusto, quello utile, quello funzionale, a sopperire al mio deficit di controllo. Io non riesco a gestire l'evento inaspettato, lui interviene con un programma. Quanto dura questa fase? Dipende da quanto dura l'evento, può durare una frazione di secondo, può durare addirittura anni, ve lo vedremo. Questa è la fase del conflitto attivo, vedete che è indicato nella fase B, che sintomi abbiamo in questa fase? Per lo più possiamo dire quasi nessuno, a parte poche eh, patologie che poi vedremo, ma direi che il corpo in quel momento non mi dà alcun tipo di sintomo. Perché? Perché il corpo non solo fa le cose giuste, addirittura me le fa utili perché guai se io avessi dei sintomi di dolore, di gonfiore, di mal di testa o di, di altre situazioni nel momento in cui io sono in una situazione pericolosa per la mia sopravvivenza. Guai se io sto inciampando nel gradino e cominciassi a avere un dolore a un'articolazione. Quando risolvo la situazione, cioè quando io esco dalla dinamica conflittuale, entro nella fase opposta che vedete CL vuol dire conflitto lisi, entro nella fase vagotonica che è rappresentata da questa curva divisa in due parti, inframmezzata in da questo ritorno nella fase conflittuale che adesso vi spiego, che cos'è questa? Questa è tutta la fase vagotonica, cioè la fase in cui il corpo eh, va a compensare quello che ha fatto in fase attiva. Cosa vuol dire compensare? Adesso li vedremo tutti i tessuti, vado a creare eh, quello che è necessario per riparare un, un processo. È quello che viene chiamata la fase eh, vagotonica compensativa o restitutiva. Ma siamo in una fase biologicamente sensata, che purtroppo è qui che la medicina ufficiale eh, trova il suo limite, perché nella fase PCLA, vuol dire post conflitto Lisea, lì abbiamo i sintomi. Cosa sono i sintomi? Sono quelle situazioni biologicamente sensate che il mio corpo... Manifesta, ma per uno scopo, per un'utilità. Qual è il primo sintomo per cui noi possiamo dire che una persona non sta bene? Qual è il primo sintomo di c'è qualcosa che non va? È la? La prima? La febbre. Poi vediamo le altre. Allora proviamo a chiederci che senso ha la febbre. Cos'è la febbre? È un innalzamento della temperatura. Poi tra l'altro lo vi spiegherò perché ci sono tre livelli di febbre, la febbre può arrivare a 37,5-38, poi da 38-39, da 39 in su, ma perché le febbre si fermano a quei livelli non ne abbiamo risposta dalla medicina. Ora grazie alle scoperte del dottor Hammer sappiamo che i tre livelli corrispondono a tre foglietti embrionali distinti, ma proviamo a chiederci perché la febbre... Che cosa serve alla febbre? La febbre è un innalzamento della temperatura, ok? Cosa, qual è l'utilità? Secondo voi cosa, cosa mi serve che il mio corpo mi, si scaldi? Io ho sentito delle risposte le più strane da quello che mi dice che è un segnale del corpo. Allora dico, ma qual è il senso biologico del corpo che mi scalda per darmi un segnale? Mi potrei avere un prurito su un gomito, anche quello è un segnale ma eh, altri mi dicono eh, serve a uccidere eh, le tossine o i microrganismi, i batteri, allora dico ma se serve a uccidere perché tendiamo ad abbassarla, a togliere la febbre? Allora uno dice sì sì è vero, no, ma allora non funziona. Allora eh, tanti mi dicono che serve a, per il sistema immunitario, eh, ma poi alla fine io stringe, stringe e nessuno mi sa dire qual è il senso biologico della febbre. Allora è molto più facile di quanto non immaginiate. Se voi andate a comprare un chilo di carne, dove lo mettete in casa? In frigo, perché? Perché rallenta un processo di degradazione della carne. Quindi il caldo cosa fa? Accelera, punto. Il caldo è un programma biologico sensato del corpo per accelerare un processo vagotonico nella prima fase di riparazione di un tessuto. È chiaro che se la febbre è molto alta, parliamo specialmente di un bambino, lì mi devo poter aiutare con la medicina ufficiale che mi contiene il processo, ma non devo andare contro il sistema del corpo. E qui a parte molte situazioni di, eh, di, di certe parti della medicina, tipo l'omeopatia o altre, eh, accezioni dove finalmente si comincia a riconoscere il valore della febbre, di regola noi abbiamo questa accezione che la febbre va, va tolta. La febbre è utile per accelerare un processo e quando è che la febbre aumenta? Soprattutto nelle fasi notturne. L'altra eh, situazione, l'altro sintomo che spesso viene identificato come malattia, cos'è? Il più lieve è la. Stanchezza, sono stanco, non sto in piedi. Perché? Cosa, come mai avviene questo processo? Lo vedremo quando c'è un processo che viene identificato come anemia, ma non è una vera e propria anemia, vedremo che cos'è. Ma perché il corpo mi fa stare stanco oppure sino ad un'estrema situazione in cui mi fa stare fermo, inserendomi quello che è il programma del dolore. Stanchezza fino al dolore sono due sintomatologie che hanno una loro utilità laddove io devo, devo, ricevo dal corpo un messaggio molto chiaro e netto, stai fermo nella modalità in cui lui vuole che io stia fermo. Se io ho una frattura di un arto e qualche anima buona prima o poi me lo attacca e comincia a ricalcificare, lì non ho male, ho tanto male, perché il corpo mi dice tu devi stare tanto fermo. Ed è quello un messaggio biologicamente sensato. Poi questo non vuol dire abbandonare la persona nel dolore, anzi, qui di nuovo ritorniamo a eh, riconsiderare la medicina nel suo approccio di utilità e di contenere questo programma dolorifico e però questa fase siamo sempre in una fase vagotonica dove la medicina mi sostiene ma non mi impaurisce più, perché io devo capire che cosa sta avvenendo nel mio corpo. Quella curva che vedete che torna su, questo ritorno che viene chiamata crisi epilettoide, è una delle scoperte fatte dal dottor Hammer a livello empirico, cioè lui l'ha rilevata e ha scoperto che avviene nella fase vagotonica soprattutto di notte. Sono quei sintomi che la medicina riconosce, vede, ma non sa inserire, ma noi finalmente adesso sappiamo che fa parte di un programma di riparazione dopo una fase conflittuale. E cosa sono queste crisi epilettoide? Sono tutti quei sintomi che si va dal banale crampo notturno sino al bruxismo notturno, che poi vedremo che cos'è, oppure sino a quelle situazioni di vere e proprie crisi epilettiche, cioè a livello motorio, sino a quelle contrazioni a livello di muscolatura. Del nostro corpo che si manifestano con eh, attacchi d'asma, tachicardie, eh, tutti quei processi di eh, contrazioni intestinali che si chiamano coliche notturne o coliche epatiche, eh, sino a quelli processi dove noi abbiamo proprio la manifestazione evidente di che cosa? Di una contrazione che mi porta a vedere sangue che esce dal mio corpo cioè sangue nelle feci, sangue nelle urine, sangue nel muco. E eh, poi, io l'ho scritto nel mio libro, il primo volume, ma quando tu cominci a verificare queste cose su di te, cominci a vedere il tuo corpo in maniera diversa, perché quella notte, le prime ore del mattino di tanti anni fa in cui mi sono alzato e ho, mi sono accorto mezzo addormentato che stavo andando era andato a fare la mia pipì mattutina e mi sono accorto che stavo allagando il water di sangue e piegandomi in due dal dolore a un certo punto lì mi sono svegliato ma sapendo e conoscendo questo processo sapevo che ero dove nella crisi piletoide di un programma ben preciso che dopo essermi svegliato ho realizzato ho ricostruito la mia storia ma sapevo che ero nella crisi piletoide di un processo a carico del tessuto della vescica e Cosa ho fatto? Ho capito dov'ero, ho capito qual era il processo, e ho capito che probabilmente avevo un papilloma in fase di soluzione del tessuto vescicale, sapevo da che cosa? Sapevo dalla rilevazione del tipo di sangue, che non era urina ma era sangue puro, e sapevo tutta una serie di cose. Ma sapevo, questa è la novità, cioè se tu cominci a sapere, cominci a conoscere, poi, anche se volete da solo, ma supportato anche da un medico che conosce queste nuove dinamiche, tu sai in quale fase sei di questo processo. Perché la, lo vedremo alla fine di stasera quando vi farò un sunto riepilogativo. Ma questa curva finalmente rappresenta il grafico di un processo biologico sensato che diventa la base di lettura nuova e futura di quelli che sono i processi patologici e un medico che cosa deve fare? Deve poter leggere, sapere dove si trova il paziente in questa fase e cosa fare? Fare quello che è utile, perché vedremo che ci sono casi in cui è importante, fondamentale l'intervento del medico, è importante soprattutto addirittura quelli che sono gli interventi chirurgici o tutto ciò che è di supporto. Ma finalmente non siamo più di fronte a un corpo stupido, ma siamo di fronte a un programma biologico sensato fatto da due fasi. Dove vedete che il programma è speciale perché esce dal programma di normotonia normale, quindi attiva un programma speciale. L'ambito di applicazione lo vedremo, è la biologia di quello che è lo shock inaspettato. Vedremo che la fase di riparazione è. È un programma sensato perché il mio corpo fa quello che è giusto che io faccia e vedremo che è diverso totalmente l'approccio di tipo terapeutico. Bene, una volta che Amer ha scoperto questa curva, lui doveva dimostrare, e noi dobbiamo dimostrare, che tutti i processi patologici seguono questo andamento. E questo è il lavoro grande che lui ha fatto per tanti anni che noi nel gruppo di studio. Che abbiamo portato avanti è una continua verifica, è un continuo eh, capire che perché è stato toccato quel tessuto e a fronte di quale situazione scioccante, inaspettata, vissuta dalla persona. Come ha fatto Hammer a dimostrare tutto questo? Ha dovuto ricostruire l'evoluzione, eh, lo studio della filogenesi. Il nostro corpo attualmente è il risultato evolutivo di questa evoluzione. E non è ancora finito, noi stiamo ancora andando avanti in questa evoluzione. Dove, da dove siamo partiti e dove stiamo andando? Queste sono due domande che non so rispondere. Io vi posso dire grazie a Hammer cosa sta avvenendo, perché il nostro corpo è strutturato così, quello sì, eh, qui ciascuno di voi può metterci tutte le cause originarie dal buon Dio sino al determinismo meccanico fate voi, ma per adesso sforiamo da quello che è un discorso di osservazione del corpo umano di certo posso dirvi una cosa stiamo andando verso un miglioramento quello sì, perché vedremo che è implicito in tutti i programmi della natura c'è implicito un principio che adesso vi spiegherò che è quello di raggiungere il massimo col minimo sforzo perché? Perché c'è questa forza energetica che a livello che ci pervade che stiamo andando è la famosa domanda alla quale Darwin non sapeva dare una risposta, dice: "Se è vero che l'evoluzionismo è un programma evolutivo di miglioramento della specie umana, non capisco perché l'essere umano è rimasto fuori da questa dinamica eh, limitatamente discorso delle malattie, cioè aumentano sempre le malattie e non capisco perché. Adesso con la nuova visione della malattia, anche questo rientra a far parte del processo di miglioramento. Quindi Amaro ha dovuto eh, andare a ritroso fino all'inizio della vita. Da dove è nata la vita? La vita è nata da, eh, da quella molecola, questo vi, vi, mi attengo a quello che è il processo ormai riconosciuto come vitale, che è la molecola originaria del nostro, di tutta l'evoluzione del processo vitale, che è questa è la molecola dell'acqua H2O, due atomi di idrogeno e uno di ossigeno. Perché qui c'è tutta la rappresentazione del nostro corpo? Perché in questa immagine, vedete, c'è la fotografia di tutte le malattie, o meglio, del come si manifestano le malattie. Cos'ha di particolare questa immagine? Che vedete che la figura geometrica che vedete ripetuta sono gli esagoni. Perché l'esagono? Perché l'esagono, chi conosce un po' di geometria lo sa, è la figura geometrica che rappresenta la perfezione energetica perché è la, è la figura che occupa il maggior volume di spazio con i minori punti di giuntura. Tradotto in soldoni è la rappresentazione di ottenere il massimo con il minimo sforzo. Perché questo? Perché quando dove vuole arrivare questo? Eh, voglio portarvi a capire che quando avviene un processo nei tessuti del corpo, il corpo segue questa regola. Anche un tumore cresce seguendo questa regola, devo ottenere il massimo con il minimo sforzo. E poi vedremo l'applicazione di questo concetto. Ma quando siete di fronte a un esagono, inchinatevi perché siete di fronte all'armonia dell'universo. E questa applicazione la vedete, questa che cos'è? Questo è il particolare dell'occhio di una farfalla, una falena. Sapete quelle farfalle nere che vediamo attaccate nei muri? Questa è la, perché questa, vedete la, la perfezione di quest'occhio fatto tutto di esagoni? perché lì c'è il massimo di ottenimento di quella che è la dinamica di sopravvivenza di questo insetto, che non essendo un predatore, nella fuga lui ha la possibilità di sopravvivere, ma ampliando il più possibile il suo campo visivo. Se io vi faccio vedere questa, che cos'è? Uno vede una, questa colonnina, questa qui è la, una forma esagonale di quello che è un cristallo di neve fotografato il microscopio ottico, questo qui è il microscopio elettronico, questo qui è proprio la rappresentazione di come la natura si dispone sempre in maniera esagonale laddove ottiene un programma di perfezione eh, di, ehm, di, di, di funzione. Ora, da, da questo processo di ottenere il massimo col minimo sforzo lo vediamo applicato in tutti i processi fisiologici del nostro tessuto, e, però Hammer doveva dimostrare da dove è partita tutta questa storia. E a livello di filogenesi, lui, partendo dalla prima molecola d'acqua, è partito proprio dalla visione del, eh, di questo processo di organico di crescita che un giorno ha visto nascere il primo battere. Il primo battere non a caso è rotondo, i batteri sono rotondi perché sono queste membrane fosfolipidiche che contengono questo nucleo centrale energetico di un essere vivente che ha iniziato il suo percorso vitale. Qual è il primo. Parliamo di miliardi di anni fa, eh, questo ovviamente, quindi eh, siamo a, in una rivisitazione di tutto il processo evolutivo. Qual è. Il primo conflitto biologico che questo battere doveva risolvere per iniziare un processo di crescita e di miglioramento. Il primo conflitto che ancora oggi è il primo conflitto biologico, perché se non l'avessimo assolto nei giorni precedenti né voi né io potevamo essere qua: è il conflitto del boccone. La parola boccone rappresenta proprio questa identificazione di quella cosa che energeticamente mi consente di sopravvivere. Cioè, il conflitto del boccone è il primo dei cinque conflitti biologici che adesso andremo a vedere ed è ancora oggi il primo conflitto. Provate a dire a una persona che sta morendo di fame viene a fare un, un corso sulle leggi biologiche, ma rimanda col paese perché prima mi riempi il, la pancia poi vengo a fare tutti i corsi che vuoi, non puoi nemmeno fare un percorso di crescita spirituale, non puoi dire a una persona vieni che facciamo una cosa esoterica se la persona sta morendo di fame. Quindi questo è il primo passo evolutivo che ancora oggi è il primo, solo che da allora ad oggi cosa è cambiato, cosa, cosa è migliorato, cosa si è diversificato. Inizialmente la prima cellula originaria, la prima cellula di vita, per lei qual era il primo boccone? Il boccone vitale? Era tutto ciò che rappresentava energia per poter esistere, per poter vivere. Oggi a livello evolutivo ci troviamo di fronte a una diversificazione di ciò che è chiamato boccone, perché per me il boccone vitale può essere un posto di lavoro può essere una casa, può essere un'eredità, può essere tante cose. Ecco perché il concetto di boccone vitale adesso noi lo dobbiamo allargare e considerare in tutto ciò che per me è vitale per poter sopravvivere. Quindi eh, a livello evolutivo c'è stata questa e sta ancora continuando questa evoluzione, però rappresenta sempre la primo, il primo step, il primo passaggio da superare. E come è avvenuto questo processo a livello di miliardi di anni fa? Il processo è avvenuto con questo sistema, cioè abbiamo la prima cellula vitale eh, che deve acchiappare ciò che gli passa vicino e che rappresenta per lei un momento di entrata e di energia. È il processo che in biologia si chiama fagocitosi. E cosa fa questa cellula per prendere il boccone? gli fa la danza del ventre, no, lo acchiappa immediatamente, cioè io devo tenere il massimo con il minimo sforzo. È il processo della fagocitose che ancora oggi noi vediamo a livello di fenomeno biologico è avvenuto questo, questo prendere e questa forma energetica che vedete a mezzaluna noi ce l'abbiamo nel nostro corpo dove? Nella nostra bocca, la nostra bocca altro non è che il risultato evolutivo di miliardi di anni di acchiappare sempre quello che mi serve e a forza di attuare questo processo si è strutturata la prima formazione di morula, cioè questo primo anello evolutivo, dove abbiamo un buco di entrata, il passaggio di quello che è il metabolismo, di quello che è il, rappresenta il boccone vitale e questo se volete è la fotografia della prima morula iniziale di un bambino appena nato. Ora, per miliardi di anni cosa ha dovuto fare questo anello? Ha dovuto imparare a assimilare il boccone, a trasformarlo in energia. La prima cosa che deve fare cos'è? È se gli passa vicino davanti qualcosa che è energetico lo deve riconoscere per buono. E cosa deve fare? Deve, non è che acchiappa tutto quello che passa deve prima riconoscerlo, quindi deve sviluppare la conoscenza della qualità sensoriale. Cos'è la qualità sensoriale? Attraverso i miei sensi, in particolare la vista e l'olfatto, ecco perché il nervo ottico e il nervo olfattivo di fatto sono i primi nervi che poi sono estroflessioni della corteccia, ma sono le prime funzioni che mi sono servite a riconoscere se quella cosa che mi passa davanti è buona o non è buona. Noi adesso quando andremo a mangiare a Luna e ci sediamo a tavola, noi riconosciamo la bontà del nostro cibo da che cosa? Da un fatto di memoria. Noi ci portano un bel piatto di pasta, un bel piatto di lasagna, ma se oggi vi dico che qui in ristorante ci danno da mangiare palline blu con i puntini rossi e vi dico mangiatele, sono buone. Dice, aspetta un attimo, ma cos'è sta roba qui? Ma tu fidati, mangiala, è buona. Dice, voi cosa fate prima di mangiarla? chi vi ha insegnato a annusarla? nessuno non ce l'ha insegnata la mamma a annusare noi ecco perché il naso è qui il naso funziona da caronte per far entrare ciò che io non vedo, non sento, non riconosco ma mi serve a riconoscere dall'odore se quell'alimento è buono o non è buono ok? e cosa, cosa ho nel naso che mi fa riconoscere se è buono o non è buono quell'alimento? Dei, io li chiamo professori di chimica. Sono queste ghiandole di Bauman. Che hanno la funzione di riconoscere se dall'odore io posso far entrare il boccone, giusto? Come deve essere l'odore? Buono. Cosa vuol dire buono? Deve essere? Non deve diventare indicazione di marcio. Non deve diventare indicazione di marcio, però. Escludendo il marcio, che già però io dall'odore sento se è buono o non è buono quell'alimento, cioè cosa c'è qui dentro nel naso che come elemento distintivo a livello dell'odore? Deve essere riconosciuto. Allora, se io vi do da bere il profumo di Chanel, è buono, ma non lo beviamo perché non beviamo il profumo di Chanel che è buono. E come facciamo a dire cos'è che è commestibile o non commestibile? Definiamo è buono ed entra nel mio corpo e supera l'esame del naso il prodotto che ha un odore che mi fa capire chimicamente se il prodotto è biodegradabile o no. È la biodegradabilità data dall'esame chimico del mio naso, dove questo non è psicologia, questo è biologia. Cioè io ho questo meccanismo di riconoscimento che mi fa entrare e supera l'esame sensoriale. Bene, il primo esame superato entra al boccone, eh, arriva in questo anello. Se io faccio entrare un boccone in quell'anello, dove va a finire? Si deposita lì. Allora, attraverso miliardi di anni, devo imparare a fare un programma di smistamento, di spinta. È quello che è la seconda qualità del nostro metabolismo digestivo che è la qualità della peristalsi. Io devo spingere il boccone, ok? Infatti noi attraverso un atto volontario mastichiamo, ma dall'esofago fino allo sfintere anale non siamo noi a spingere il boccone. È tutta biologia precostituita da questi programmi di miliardi di anni. Quindi io ho una peristalsi a tirare dentro il boccone, però il corpo nella sua estrema intelligenza ha detto, aspetta, se tu va bene che il prodotto è biodegradabile o no, ma se mi inserisci qualcosa che comunque non va bene, al di là della biodegradabilità, io come faccio a, eh, a poter liberarmi di questa cosa? Se io mi metto, scusate, in bocca una manciata di capelli, cosa facciamo noi istintivamente? Sputiamo? È un atto volontario mentale? Ve? No, noi perché sputiamo la manciata di capelli? perché il capello non ho bisogno di ragionarci, ma biologicamente so che può essere lesivo della mia, io ho il rischio di, rimanere, di morire soffocato, quindi questa peristalsi inversa che si traduce nel, nel, coni, nel conato di vomito è esattamente un'altra funzione biologica sensata del mio corpo tramite i due tipi di peristalsi, a prendere e a buttare fuori. Una prova di come la biologia superi la psicologia ve la do con questo esempio, cioè farvi capire come, anche se razionalmente una cosa noi diciamo che la possiamo fare, di fatto non riusciamo a farla. Qual è? C'è una cosa che noi facciamo ogni due secondi in bocca? Cos'è? C'è qualche problema? No? Adesso. Adesso qui c'è un po' d'acqua, ma se io la svuoto e chiedo a qualcuno di riempire questo bicchiere della sua saliva, bello pieno, e poi di berlo, non è la stessa cosa? Te lo, a berlo la sorsi, ma non ti sto chiedendo di bere la saliva del vicino, la tua saliva, non è la stessa cosa di quello che facciamo ogni due secondi in bocca? Cosa cambia? E allora? Se una cosa è uscita, cambia? No, sembra la stessa. Oppure prendete il, la, il piatto migliore che voi, che voi amate a tavola, non so, la, la pasta migliore che volete, il dolce migliore, prendetelo, mangiatelo, ma non buttatelo giù, scusate, poi finisco. E, <ride> e lo tirate fuori e lo ri non va più bene, perché? Perché biologicamente, vedete che la mente non c'entra niente, tutto ciò che esce dalla mia bocca è assimilato a vomito. Anche se la cosa più buona è la cosa più tranquilla che ci possa essere. Questo per dirvi che noi abbiamo queste due peristalsi, tirare dentro e a buttare fuori, che sono regolati da miliardi di anni di evoluzione. E qui si inserisce una scoperta di Hammer che a dir poco è da premio Nobel. Lui ha scoperto che questa lateralità della peristalsia, tirare dentro e a buttare fuori, è localizzata in due, due mi parti, la parte destra del nostro corpo tira dentro, la parte sinistra butta fuori, questo è lì da verificare, ma la prova di questo è la risposta a quella domanda che credo nessuno di voi si sia mai fatta, perché lo stomaco gira a destra e perché il sigma gira a sinistra? Esattamente l'applicazione di questo concetto, a forza di tirare, spingere, tirare dentro sta, c'è stata questa estroflessione della peristalsi a tirare dentro mentre la parte quella a buttar fuori è riflessa sulla parte sinistra. Ma questo ai fini diagnostici è molto importante perché la localizzazione di quello che adesso andremo, cominceremo a vedere, che sono le patologie del corpo, abbiamo subito una chiave di lettura molto importante, sia a destra o a sinistra del nostro corpo. Dopo che ho imparato a tirare dentro o buttare fuori quello che non va bene. Il, il prodotto entra nel corpo, arriva nello stomaco comunque, è pronto per essere assimilato. Ma prima di assimilarlo, io cosa devo fare? Se ho un prodotto di una composizione semplice, un bel bicchiere d'acqua, non ho bisogno di scomporlo. Ma se io butto dentro un boccone complesso, io lo devo aprire, lo devo sminuzzare, cioè devo svolgere quella che si chiama la funzione secretoria. Sviluppo dei secreti finalizzati ad aprire il boccone e sono quei signori che aprono gli scatoloni, sono tutte le funzioni della secrezione gastrica, pancreatica, gli acidi, tutti gli enzimi, sono tutte quelle situazioni di produzione di, eh, di, di, di meccanismi di secrezione finalizzata a scindere il boccone. Quarta qualità, una volta che ho aperto gli scatoloni, cosa devo fare? Devo assorbire quello che mi serve, devo tirare fuori. Allora, ho dei signori che sono sparsi in questo mio tubo digerente, ma soprattutto nella parte del dopo il, il passaggio nel piloro che io ho tutto l'assorbimento nell'intestino tenue e nel digiuno, cioè ho la funzione assorbente. Dopo che. Ho assolto a questa funzione, ho l'ultima, la quinta qualità che è la funzione escretoria. Devo buttare fuori quello che non mi serve. Queste cinque qualità non vi ho detto nulla di nuovo, adesso arriva il nuovo. Cioè, io devo capire cosa devo fare, devo far fare questo tubo digerente, questa parte del corpo, per concludere tutto il metabolismo del boccone. In base alla legge che. Vi ho detto prima che la legge dell'esagono, cioè ottenere il massimo col minimo sforzo, non vi è difficile capire che tutte queste cinque qualità, per potersi applicare, svolgersi, cosa devono fare secondo questa legge del fare per raggiungere uno scopo nel minor dispendio energetico? Io vedrete che per tutte queste cinque qualità, per potersi esplicare, devono aumentare una funzione. Cioè devo fare qualcosa di più, devo spingere di più, assorbire di più, devo, devo scindere, devo buttare fuori, cioè tutto si esplica con un'attività di aumento di funzione. E qui torniamo alla nostra curva. E non è difficile capire che se io ho un evento che mi attiva questo processo, tanto più se questo è inaspettato, tanto più acuto e drammatico. Questo si traduce in queste cinque qualità, in questi organi, in un aumento di funzione. Questo aumento di funzione può essere semplicemente un aumento sino al punto di arrivare alla necessità di una proliferazione di cellule. Stiamo parlando dell'inizio di un processo che in medicina si chiama l'inizio dell'adenocarcinoma. Tutti i processi che insistono nel nostro tubo digerente, compreso gli organi che insistono a queste finalità, del metabolismo del boccone, parliamo di fegato, di pancreas, intestino e vedremo i polmoni in che misura sono tutti organi finalizzati a, ad assolvere questa funzione del boccone con un aumento di funzione sino alla vera e propria proliferazione del tessuto. Che adesso vediamo come si manifesta. Quindi, in fase attiva, io avrò un aumento sino alla proliferazione cellulare che una volta risolto questa fase di utilità, di aumento di funzione, cosa avviene nella fase di soluzione? Se lì ho aumentato, nella fase di soluzione cosa farò? La riduco. E la riduzione chi la fa? Se io costruisco un muretto devo chiamare i muratori che mi demoliscono il muretto e il corpo chi aveva miliardi di anni fa a disposizione? Aveva quei microorganismi che sono i funghi e i micobatteri che erano finalizzati proprio a demolire quello che oggi chiamiamo un processo di necrosi caseosa, che è proprio la demolizione di questo muretto e loro lo fanno solo nella fase vagotonica della fase PCLA di fase di riparazione. Una volta che ho demolito il muretto cosa ne faccio delle macerie? Devo buttarle fuori e la crisi epilettoide è proprio questa espulsione del materiale e qui parliamo di sangue nelle feci, muco, tutte queste situazioni di fuoriuscita che posso avere o nelle feci o nel muco o nell'urina, che è esattamente la crisi epilettoide, che è la fase intermedia nella fase vagotonica, poi nella fase B ho la fase di ripristino del tessuto, ma finalmente cosa, cosa ho? La visione chiara e netta che in fase attiva ho l'aumento di funzione sino all'ispessimento cellulare. La fase di riduzione che è la necrosi caseosa, la crisi epileptoide e il ripristino. Cosa c'è di negativo in tutta questa visione? Direi che è un programma speciale, biologico, sensato. Chiaro che a livello poi tradotto in pratica, se io ho una massa conflittuale troppo grossa o recidivo troppe volte questa situazione, allora il processo è troppo grosso, troppo sintomatico ed è lì che inseriamo quel famoso concetto generale che se io supero un limite conflittuale esiste il troppo che si chiama non ce la fa il corpo mantenere questo programma bifasico e allora c'è, ci può essere il rischio che vada fuori dal limite conflittuale e quello che io chiamo morte o meglio quello che in biologia è il superamento del limite che posso avere in due casi, qui apro subito il capitolo della morte, e così ci mettiamo subito il cuore in pace. Il quando si muore, o quando la massa conflittuale è troppo grossa, o quando io recidivo troppe volte la situazione. Anzi, direi che è questa la fase, che il caso in cui eh, si arriva al ritorno indietro e all'interruzione del programma della vita. Quando io eh, picchio troppe volte la situazione su quel punto ed è lì che però devo potermi aiutare, primo come? Attraverso la conoscenza del programma, questa è la cosa più importante, secondo mi posso fare aiutare da un terapeuta, da un medico che mi aiuta a spostarmi da questa situazione, ma voi capite bene che il programma non può essere solo limitato al programma fisiologico, ma deve necessariamente includere quello che è il vissuto della persona perché devo poter aiutare la persona dal recidivare la situazione conflittuale di questo genere. Eh, la prova di questo programma che si attiva, noi spesso eh, usiamo questo eh, quest esempio molto semplice eh, per farvi capire l'intervento della biologia sulla psicologia. Se io mi facessi portare dalla cucina uno di quei lime, sapete quei limoni verdi, quelli da frigorifero, quelli gelati, e l'avessi qua su un piatto e prendo questo limone e lo taglio davanti a voi, me lo metto in bocca e spremo in modo da, da spruzzarmi tutta questa... Cosa sta succedendo nella bocca di qualcuno di voi? Sta aumenta la saliva. Io non sono un bravo mimo, ma immaginate se l'avessi bevuto veramente. Avreste avuto... Che cosa vi ho fatto provare in una frazione di secondo? Quella che è una DHS. Cioè un evento inaspettato che vi ho riattivato un binario che cambia da persona a persona a seconda di come avete voi percepito una volta l'acidità la, del limone, ma che cos'è questo? È un aumento di funzione, dovuto a questo programma di necessità di fare qualcosa per sopperire a quell'evento della DHS inaspettato che è l'acidità di un limone. Non fatelo, però ve lo dico, eh, ci sono dei ragazzi che vanno a fare lo scherzo, in certi paesi dove suonano la banda, sapete con gli strumenti, ci sono dei ragazzi che vanno con i limoni a, a mangiare i limoni davanti a quelli che suonano la tromba e non riescono più a suonare perché si riempiono la saliva di questa cosa. È uno scherzo maldestro, ma eh, si faceva una volta. Quindi io cos'è che vi sto parlando? Vi ho parlato di tutto quello che è il programma biologico sensato di tutti gli organi, che adesso andremo a vederne alcuni, non li vedremo tutti perché, ripeto, il tempo non ci basta, ma almeno che possiate capire che l'adenocarcinoma, che cos'è? È una crescita infasattiva a fronte di una DHS che tocca uno di questi organi, nella soluzione abbiamo la necrosi caseosa, Supportata da chi? Da tutti quei funghi e micobatteri che riguardano questi tessuti che fanno la necrosi, la crisi piletoide la fuoriuscita di questo programma, la fase PCLB e la fase di ripristino. E Hammer eh, dove ha ricavato tutto questo? L'ha ricavato dallo studio di questi famosi foglietti embrionali. Questa è la ripartizione. Del nostro corpo, ristudiata e riprogrammata dal dottor Hammer, dove abbiamo la parte gialla, la vedete in fondo, è la parte dell'endoderma che vedete c'è questa freccia gialla che mi ricollega alla parte del cervello che è quella forma allungata che è il tronco cerebrale. È lì che noi abbiamo tutti i relè collegati al tubo digerente, o meglio a tutto il metabolismo del boccone. Poi andremo avanti nel corso dell'esposizione vedremo gli altri due foglietti embrionali che sono il mesoderma e l'ectoderma che hanno altri relè nel cervello adesso quello di cui vi devo parlare è questo primo collegamento tra tutto l'apparato digerente e il relè del eh, tronco cerebrale tutto questo eh, viaggia sotto il capitolo dell'endoderma cioè il cervello antico la prima forma Vitale, se voi vedete quell'anello che avete visto prima, vedete che in basso c'è questa prima forma bozzata di cervello che è il primo relais del nostro collegamento del, tra eh, punto di partenza del, del, di, di comando di tutto questo anello. Il processo visto sotto. Eh, nell'applicazione di tutti quelli che sono i, i processi del nostro, del nostro tubo digerente diventa solo un'esplicazione di tutto quello che avevo detto perché si ripete sempre la stessa, la stessa cosa. E allora Hammer ha scoperto che questo, eh, la localizzazione di questo aumento di funzione nel tubo digerente addirittura varia da posto a posto a seconda di quello che è il percepito conflittuale di un individuo. Tanto per chiarirci subito, tutto ciò che riguarda il processo intestinale, parliamo dell'intestino tenue, è tutto legato a un conflitto di boccone indigesto vissuto in famiglia. Tutti i processi a carico dell'intestino sono problemi di tipo familiare. È chiaro che se mi sposto sulla situazione della funzione escretoria, cioè la parte che espelle tutto ciò che non mi serve, io sono in una situazione dove il percepito conflittuale qual è? È una cosa ingiusta che ho subito, è una cosa che mi ha, sono stato fregato dall'alto, sono in una situazione di voler evacuare qualcosa che non voglio, che ho subito. Se io invece vado a sviluppare una funzione secretoria, quindi tipo stomaco, perché faccio aumento la funzione secretoria? Sviluppo quello che si chiama l'adenocarcinoma cavolfiore, quello rotondo, quello compatto, quello che non si sente in fase attiva. La funzione secretoria vi ho detto che serve a produrre dei secreti per dividere qualcosa. E quando è che il corpo ha bisogno di dividere qualcosa? Quando questo è troppo grosso. Quando il boccone indigesto è troppo grosso per me, non posso metabolizzarlo, sono costretto a dividere, allora io attivo questa funzione e avrò una crescita, quello che si chiama l'adano carcinoma cavolfiore, il, il fungo, il funghetto, il, il polipo, che cos'è? È una crescita eh, rotonda di, che è data dalla funzione secretoria. Se invece la funzione che io vado ad attivare non è finalizzata a demolire un boccone troppo grosso, ma non riesca ad assorbire, non voglia assorbire quel boccone indigesto, allora la crescita che avviene nel lume intestinale non è a cavolfiore rotondo, ma è una crescita piatta. Cosa vuol dire piatta? Il lume intestinale, voi sapete, è questo tubo eh, eh, che nella parte interna, nell'intima interna della mucosa, va e espessire questa mucosa e una crescita non più a cavolfiore, ma una crescita piatta. Lungo il lume intestinale ho questa crescita che il processo è sempre lo stesso, cresco in fase attiva, in soluzione cosa faccio? Sempre lo stesso, necrosi caseosa, vado a ridurre questo spessimento della mucosa, crisi epilettoide come si chiama? Colica intestinale. Le coliche intestinali non sono altro che questa contrazione per lo più notturna, di un, quando avete una colica all'intestino in andate a vedere cosa è successo di giorno. E lì trovate la causa, che è un boccone in famiglia, parliamo di colica intestinale, un boccone in famiglia indigesta che ho dovuto subire. Allora cresco in fase attiva, riduco in fase di soluzione. Se lo faccio una volta non succede nulla, ho questa piccola colica intestinale, ma se lo faccio tante volte e continuo a vivere situazioni di questo tipo, crescita e riduzione, crescita e riduzione, vado a... Insistere sulla mucosa che nella necrosi può produrre quella che è una vera e propria ulcera della mucosa. E se io provoco l'ulcera, la diagnosi qual è? Colite ulcerosa, morbo di Crohn, non sono altro che la manifestazione di tante recidive conflittuali legate a questi conflitti di bocconi digesti che sono, costretto, sono stato costretto ad ingoiare. Quindi siamo proprio in una visione eh, ordinata di tutti questi processi dove però sapendo la causa, adesso finalmente posso intervenire, sia clinicamente laddove il processo è troppo invasivo, qualora lo fosse, sia soprattutto a livello eziologico. Però se io ho una fuoriuscita minima di sangue nelle feci, io so che ho fatto un processo di necrosi caseosa e lì paradossalmente non c'è bisogno di grandi interventi. L'intervento, e direi proprio quello chirurgico, quando è che diventa indispensabile? Se io ho la massa conflittuale troppo grossa, se ho un adenocarcinoma che mi invade il transito intestinale e qui il sintomo è chiaramente quello della stitichezza, io ho bisogno di intervenire ma facendo un lavoro esattamente sul... Eh, un lavoro chirurgico per tagliare quel pezzo. Vedete che L'applicazione e l'intervento della medicina ufficiale diventa fondamentale laddove c'è necessità di intervenire su questi processi, ma è diverso dal vivere il corpo in maniera, mi è venuto un tumore non so perché, non so che cosa mi è successo perché sono in una situazione di, eh, di completa ignoranza. Questo è quanto è riferibile al tubo digerente. Di supporto a tutto questo che cosa abbiamo? Abbiamo quegli organi dell'endoderma sempre finalizzati al boccone che sono il fegato, il pancreas, vedremo la tiroide, sono, quelle, sono quegli organi finalizzati al eh, miglioramento del metabolismo del boccone ma funzionano tutti nella stessa maniera, cioè in fase attiva crescono, si chiama adenocarcinoma nel fegato in fase attiva che in soluzione fa la necrosi caseosa. Abbiamo le nostre caverne, le nostre eh, necrosi caseose nel, nel parenchima del, del fegato che è diverso dal discorso che vedremo oggi pomeriggio sui dotti epatici che è un altro conflitto. Adesso stiamo parlando della struttura di questi organi nella loro, eh, nella loro origine, nella loro matrice dell'endoderma, quella finalizzata al boccone. Qual è il conflitto del fegato che mi fa aumentare? l'adenocarcinoma di questo tessuto è il conflitto del morire di fame e non a caso in Africa il 75% dei tumori sono proprio al fegato laddove persiste di più questa dinamica di conflittualità. Il pancreas è un, è un organo analogo, se volete, al fegato ma ha con una funzione più precisa, molto più eh, particolare. Cosa, per capire le scoperte di Amino è sufficiente capire cosa servono gli organi. Cosa serve il pancreas? Serve a metabolizzare un particolare tipo di cibi. Quali? I grassi e gli zuccheri. Se uno muore, tanti di voi si, si servono di erbe, no? In erboristeria, prodotti naturali. Se uno sta morendo di fame, gli date una foglia di tarassaco gli date della radice di Bardana. No, quando uno muore di fame cosa gli vai a dare? Gli vai a dare tutto ciò che è vita. Se eh, a un bambino piccolo che vuole le caramelle gli dai eh, delle foglie di, di tarassaco da masticare, ma vi manda quel paese lui, perché io vi metto in bocca un cioccolatino, una caramella, cosa proviamo? Perché proviamo il piacere? Perché il mio corpo sente che in quel momento sta entrando energia pura. È un collegamento di piacere che non è psicologico, è biologico. Quindi io sono in una situazione di eh, sapere che la mia vita sta continuando. Questo ve lo dico perché la dinamica del boccone legato all'energia, all che è appunto legato al al pancreas, dove è sempre un organo dell'endoderma e quindi il processo fisiologico è sempre lo stesso, io lo attivo quando, quando il conflitto è il boccone, Amr dice il boccone sognato, il sogno, quella cosa che per me rappresentava una situazione di vita, di energia, che mi è stata tolta. E andate io, tutti i casi di tumori al pancreas sono esattamente la risposta biologica del, se la curva è sempre la stessa, io cresce in fase attiva quando io devo assorbire di più, perché qual è il senso biologico di questo aumento di cellule sia del pancreas che del fegato? È attivare la funzione assorbente perché essendomi venuto a mancare, ho il boccone fame il boccone proprio della sopravvivenza o il boccone sogno, io devo aumentare la funzione di assorbimento il massimo possibile. Ma non c'è nulla di cui io debba preoccuparmi, salvo, di nuovo quello che vi dicevo prima, la massa conflittuale troppo grossa o la recidiva conflittuale. Queste sono le due dinamiche che mi devono in qualche modo eh, mettere in allerta e poter gestire la situazione. Ma è tutto diverso l'atteggiamento verso... Il corpo interpretato in questa maniera rispetto a una visione di un corpo stupido che fa le cose in modo sbagliato. Adesso poi riprenderemo e parleremo di, di ancora due o tre tipologie di, di questi processi a carico dell'endoderma. Una cosa che vorrei darvi a livello programmatico, a livello solo di conoscenza, perché quando noi parliamo di tumori... Sui libri di patologia medica ce ne sono centinaia di, di nomi, adesso la, il raggruppamento di tutti questi processi tumorali va diviso in due gruppi, o abbiamo gli adenocarcinomi o i carcinomi, questi sono i due grandi gruppi, la differenza qual è? Quelli che stiamo vedendo sono gli adenocarcinomi, cioè tutti crescono in fase attiva e riducono in fase di soluzione, mentre i carcinomi che vedremo nei prossimi foglietti embrionali hanno il processo inverso, riducono in fase attiva e aumentano in fase di soluzione. Quindi abbiamo questo ordine di divisione delle cose che ci può eh, far vedere, poi i nomi cambiano, cambiano tutte le tipologie, ma i processi sono sempre gli stessi. Quindi abbiamo solo questi due raggruppamenti che adesso andremo a vedere.